Ragazzi, un saluto al nostro Grinone, bentornati sul canale, ragazzi. Dunque, prima di iniziare a vedere il video, mi raccomando, tre cose: iscriversi al canale e cliccare sulla campanella, così potete attivare le dilly ding dilly dong, le notifiche per quando vi arrivano i video, lasciare un bel mi piace, mi raccomando, e poi trovate il link al mio profilo Instagram, green-barba, da seguirmi anche là. Mi raccomando, bene, oggi di cosa parliamo? Come avrete letto dal titolo, signori. Occhio poi, ragazzi, mi raccomando che a fine video vi farò una previsione, quindi guardate tutto il video, perché farò una previsione di quello che sarà FIFA 20. In base a una cosa, ma ve lo dico a fine video. Molti di voi probabilmente non hanno mai giocato a FIFA 07, FIFA 08, FIFA 09, FIFA 10 o FIFA 11 e quindi non sapete che c'erano un sacco di cose nella modalità carriera che poi da FIFA 12 sono state, guarda caso quando ho cominciato a prendere piede foot, eliminate man mano. Cose che per rendere la modalità carriera, che una volta si chiamava modalità manager, di nuovo bella, potrebbero tranquillamente rimettere. Quindi oggi vediamo delle cose che c'erano già in FIFA e parlerò anche, dico, non so perché ho questa voce qua, signori, ma ormai la teniamo per tutto il video, e cose che potrebbero, mi sembra di essere Carlo Nesti, aggiungere in FIFA 20 per la modalità carriera, che è una modalità ancora fra le più giocate ed è una di quelle più bistrattate, ormai tutte, tranne foot, sono bistrattate, signori. Basta pensare che da FIFA 18 a FIFA 19 abbiamo avuto l'aggiunta della grafica della Champions League, dell'Europa League e le toppe che cambiavano in base ai campionati. Quindi salendo o scendendo di divisione avevamo la toppa. Per carità, roba che ci sta da Dio, però insomma un po' più di cose si possono fare. Quindi cominciamo il nostro viaggio all'interno del passato di FIFA, signori. Prima cosa, fino a FIFA 11, una volta iniziata la stagione, avevamo la possibilità di scegliere uno sponsor che ci dava un premio partita, un premio alla fine della stagione e dei bonus in base a come avevamo e quanto raggiunto i vari obiettivi che poneva la dirigenza. Ecco, io non sto qui a dire che voglio lo sponsor da cambiare sulla maglia, anche perché non mi interessa niente di cambiare la scritta Pirelli della maglia dell'Inter e mettere, che ne so, quella del YouTube, che è una roba inutile. Però la possibilità di scegliere uno sponsor del club, dato che le società comunque oltre a quello sulla maglia hanno anche altri sponsor, non sarebbe male, insomma, una scemenza, diciamo, però una cosa in più che sicuramente sarebbe gradita. Poi fate come nei vecchi FIFA e inventatevi voi i nomi degli sponsor, non è un problema. Ah, ragazzi, scusatemi, piccola premessa, io non voglio che la carriera di FIFA diventi una roba super mega iper manageriale, perché esiste già Football Manager per quello, e se voglio fare una carriera manageriale gioco a Football Manager, cosa che fra l'altro già faccio e vi consiglio anche di fare se cercate un'esperienza manageriale. Però la carriera, insomma, potrebbe essere un attimo più resa, lo sappiamo benissimo, un po' più profonda. Altra cosa che c'era in FIFA 11, fino a FIFA 11, la possibilità di migliorare lo staff tecnico, signori. Ed è una cosa che sinceramente dovrebbero assolutamente riproporre. Cosa significa? Significa che potevamo, da una scuola, ovviamente prendendo un top club, abbiamo già uno staff tecnico top. Se iniziamo col Venezia possiamo migliorare e quindi ad esempio aumentare il livello del preparatore atletico, ci dà una forma migliore dei giocatori durante la stagione, aumentare il livello dello staff medico, prende magari i giocatori meno inclini all'infortunio, insomma delle cose basilari, però danno sicuramente più profondità all'aspetto manageriale della carriera. Quindi perché non rimetterle? Perché non rimetterle? Ripeto per la terza volta, perché non rimetterle, cara EA? Poi abbiamo, signori, le strutture. Allora, in FIFA 11 c'era ancora la possibilità di investire sullo stadio, meramente si andavano ad aumentare i posti a sedere per avere più introiti. Ecco, anche questa cosa qua, ragazzi, secondo me potrebbe essere riportata e leggermente adeguata a quelli che sono i tempi adesso, migliorata, quindi non più solamente la possibilità di aumentare la capacità del nostro stadio, ma magari investire sulle strutture di allenamento, sulle training facilities, magari avere una struttura di allenamento per i giovani, un'academy, può dare la possibilità alla nostra primavera di far uscire giocatori sempre di più alto livello. Credo che sia una cosa bellissima da poter introdurre in FIFA 20. Non sto qui a chiedere di avere l'under 16, l'under 15, i primi calci, pulcini, eccetera, eccetera, perché è una cosa che qua è inutile, però anche la primavera potrebbe essere sviluppata in una maniera un po' diversa. Magari posso prendere un giocatore della primavera, decidere di provarlo in prima squadra una partita, poi rimandarlo alla primavera. Più che una lista di giocatori che possiamo ogni tanto prendere, controllare, bla bla bla, come è adesso su FIFA. Anche questo aspetto qua può essere migliorato tranquillamente senza sforzi di programmazione incredibili. Anche perché se avete buttato via i soldi con The Journey, signori,
fate sta roba qua che sicuramente la gente piacerà di più. Dopodiché, signori, tocchiamo uno dei punti, dei tasti dolenti della modalità carriera, i trasferimenti, ragazzi. Allora, perché? Perché non rimettiamo dentro l'obbligo e il diritto di riscatto, signori, eh? Perché non ci adeguiamo a quello che è comunque il calciomercato moderno, che è fatto di obblighi e diritti di riscatto? Poi non chiedo che mi facciate, ad esempio, le robe super perfette, però, insomma, aggiorniamo un attimo il mercato trasferimenti, aggiorniamo soprattutto l'IA del mercato trasferimenti, perché non è possibile che ogni FIFA c'è una roba che si ripete. La FIFA 18 la Juventus comprava Alaba in tutte le vostre stagioni, in FIFA 19 il Manchester United compra 62 attaccanti ogni anno. Cioè, per carità, veramente, per carità, diamo una sistemata a ste robe qua. Altra cosa che secondo me veramente è importante nella modalità carriera: dare un attimo di varietà al gameplay. Non è possibile che la difficoltà del gioco sia basata solamente totalmente su quanto una squadra sia capace o meno di giocare come il Barcellona. Cioè, affrontate gli avversari, giocano tutti la stessa maniera. A livello di difficoltà cambia solo quanto so bravi a fare certe cose in campo. Un po' più di varietà, una squadra che magari gioca più col tiki-taka, una squadra che gioca più con i passaggi lunghi, col contropiede, 4, 5, 6 moduli, stili di gioco, non ne servono 20.000, ragazzi, però dai, per piacere, veramente diventa noioso giocare la carriera ora come ora. Quindi queste per me sono poche cose che però la carriera dovrebbe avere per essere un minimo più giocabile, più divertente, più una bella esperienza di gioco. Ora, previsione. Signori, io non so se avete già visto il mio altro video in cui vi mostravo il trailer di Madden 20, ma state tranquilli che all'EA Play a giugno, fra un mesetto, quando uscirà il trailer di FIFA 19, se vedremo un trailer come quello degli anni scorsi, quindi tutto gameplay, tutto sensazione, mamma mia, azioni incredibili, gol straordinari, telecronista che urla, no? Ah, incredibile, oh, sensational goal, queste robe qua, FIFA non cambierà di niente. FIFA 20 sarà la solita minestra riscaldata. Se invece avranno l'ardire di fare un trailer come quello di Madden, che è molto più incentrato su quella che dovrebbe essere l'esperienza di gioco, può darsi che ci troveremo qualcosa di buono in FIFA 20. Quindi mi raccomando, 6-7 giugno c'è l'EA Play, uscirà il trailer di FIFA e già là, senza fare la reaction come faranno tanti, riusciremo a capire forse qualcosa di più di quello che sarà FIFA 20. Ora, ci sono un sacco di altre cose, signori, che la gente chiede e che secondo me, tipo la modalità arbitro, che è l'idea più inutile sulla faccia della terra, il fatto di poter creare la squadra da zero, mettere le magliette ogni anno. Ma pensatevi se voi potete cambiare la maglia della vostra squadra e quella delle altre no, o se dovete cambiare le maglie di tutte le squadre. Insomma, ci sono delle cose utili, secondo me, delle cose meno utili. Speriamo, cioè già con queste cose qua che ho detto io, molto probabilmente la carriera sarebbe, no, figa, di più, ragazzi, avrebbe senso tornare a giocare la carriera. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti, ovviamente, signori. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, trovate tutti i link in descrizione, attivate quella minchia di ding dong campanella. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, ragazzi, mi raccomando, qualità. Ciao belli.